Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Ringrazio chi mi ha preceduto anche per essere stato invitato qui. Ringrazio voi che siete numerosi e attenti quindi a queste tematiche. Si parla di sovranità, ma cos'è la sovranità? In realtà nasciamo tutti sovrani, però ce lo fanno dimenticare, ci fanno credere che noi siamo delle merci da gestire, incapaci di gestire le nostre vite, ci considerano enti giuridici, non persone in carne e ossa, o meglio, non individui, perché persona significa schiavo, cittadino, o meglio, persona significa maschera, cittadino significa schiavo, ma noi nasciamo individui liberi. Poi con l'indottrinamento ci fanno credere che dobbiamo sottostare a uno Stato che è un'entità, non esiste, lo Stato è un concetto, signori. Lo Stato non lo mangiate mica, non ci andate a letto insieme, non lo assaporate. Lo Stato è un concetto, è un'idea. Ci fregano dalla nascita con l'indottrinamento e ci fanno credere di essere delle bestie, quasi a livello di bestie. Ma un ente giuridico non può dialogare con un individuo in carne e ossa. Siamo su due livelli diversi. È come dire che il vostro cane vi può prendere al guinzaglio. Non esiste, siete voi che portate il cane al guinzaglio. Lo Stato non può dialogare con un individuo in carne e ossa, mettiamocelo in testa. Siamo stati fregati, signori, da 12.000 anni, questo oblio che dura 12.000 anni dell'umanità, ci hanno fregato. Questi signori sono dei maghi neri, degli esoteristi. E quindi con l'esoterismo e con la magia hanno schiavizzato l'intera umanità. Ci hanno proprio schiavizzato. Perché questi signori l'esoterismo lo mangiano a colazione. La Chiesa è un'istituzione temporale prima di tutto e si arroga il diritto di rappresentare un divino sulla terra, ma i divini siete voi, signori. Questa gente qui, dalla nascita, cosa fa? Per quanto a qualcuno di voi può sembrare strano, vi addormenta con l'atto del battesimo. Che cos'è il battesimo? Il battesimo è un segnale che vi viene fatto, è un atto esoterico, col quale il prete, imprimendo la croce sulla vostra fronte, la croce è uguale crocifissione, quindi morte del Cristo, questo è un atto esoterico col quale vi viene addormentata la ghiandola pineale in un'età in cui voi siete incapaci di intendere e volere. Capite? Questo è un atto esoterico col quale vi addormentano la ghiandola pineale. Tant'è che nei paesi orientali, i popoli orientali, hanno delle facoltà cosiddette paranormali, ma che poi sono normalissime, molto più accentuate dei popoli dei paesi occidentali, perché non sottoposti al battesimo. Questo qualcuno potrà magari dar fastidio, però io vi invito ad approfondire queste tematiche. Comunque sia, siamo stati schiavizzati. Quindi la sovranità che cos'è fondamentalmente? È la riappropriazione della nostra natura divina, della nostra coscienza, del sapere chi siamo. E quando si scopre chi siamo, o si riscopre chi siamo, non c'è stato che tenga, signori miei. E io questo l'ho scoperto, perché ero uno schiavo anch'io, chiaramente. C'era sempre qualcosa, come penso la maggior parte di voi, che si muoveva nell'interiora, qualcosa che non quadrava, ma non si capiva che cosa, fondamentalmente, no? Qual era la strada da percorrere? Poi un giorno, proprio grazie al fatto che mi sono allontanato da quello che è il sistema, la Matrix, quella che vi costringe a lavorare tutti i giorni, 8, 10, 12 ore al giorno, 11 mesi all'anno, e allora, avendo più tempo per me, ho incominciato a riflettere, perché il sistema non vuole che voi riflettiate, perché il rischio è che vi svegliate, e se vi svegliate questi non possono più niente contro di voi. Allora aver avuto più tempo per la mia persona, per la mia vita, mi ha fatto comprendere molte cose, grazie anche a internet, la ricerca, il tempo, notti insonni, mesi di ricerca, ho scoperto cosa era la sovranità. La sovranità non è altro che riappropriarsi
della propria libertà di individui in carne e ossa, di esseri umani, non di cittadini, perché il cittadino è uno schiavo. Guardate, questa è una cosa molto sottile, che il sistema ha elaborato in millenni e lo ha fatto grazie proprio alla magia nera, e non voglio entrare nei dettagli, però questo sistema ci ha schiavizzato. Quando uno riscopre la propria sovranità, esce fuori da questa ruota per criceti. E attenzione, se voi non uscite da questa ruota, prima o poi schiatterete, perché la ruota accelera e voi correte, sempre di più, e più voi correte, e più loro la fanno girare veloce. E il tempo che rimane a questa umanità di svegliarsi non è poi tanto, ci saranno solo due categorie di persone, chi si sveglia e chi finirà nell'astrico. Perché il discorso della crisi economica è un bluff, signori, è un bluff, non c'è nessuna crisi. Il pianeta ci fornisce i suoi beni gratuitamente e in abbondanza. Non c'è nessuna crisi. La crisi è un bluff. È come la crisi di tante altre cose che il sistema ci rifila quotidianamente a causa della televisione, questo strumento di indottrinamento, di condizionamento di massa, da spegnere assolutamente, totalmente, perché vi riempiono la testa di stupidaggine. Quindi la crisi non esiste. Guardate che la moneta che oggi circola, di proprietà delle banche, dei cartelli bancari, della BCE, non ha alcun valore, è carta straccia. Noi siamo rilegati a uno strumento che vale meno della carta igienica, perché non la puoi usare neanche per quello, perché è ruvida. Non c'è nessun controvalore in questa moneta, lo capite che è carta straccia? Ci gestiscono la nostra vita con della carta colorata, che non ha più nessun valore perché è stata dal 71 sganciata anche dal valore dell'oro. Quindi è carta straccia e la gente cosa fa? Si suicida per della carta. Capite dove ci hanno portato? Capite il condizionamento? Il denaro, il valore del denaro glielo diamo noi nel momento in cui lo accettiamo, ma possiamo usare il monopoli, signori, possiamo usare il monopoli. E invece la gente cosa sta a fare? Sta ancora dietro la politica, pensando che la politica sarà la soluzione dei nostri problemi. Questo sistema, la politica, non lo cambierà mai, perché il sistema è a prova di cambiamento, è fatto da gente che fa riti magici, magia nera, che si mangia, che si succhia il sangue dei bambini. 728 bambini sono scomparsi in Italia solo nel primo semestre del 2013, poi non hanno avuto più il coraggio di aggiornare i dati. Capite cosa fa questa gente? Questi sono dei maghi neri, noi ci dobbiamo svegliare, siamo individui in carne e ossa, non siamo entità giuridiche. Non possiamo dialogare con un'entità giuridica, siamo superiori, abbiamo creato tutto noi e noi lo possiamo modificare. Questo vuol dire la sovranità, riappropriarsi della propria autorità. Non ce ne sono autorità se non la nostra. Questo vuol dire sovranità. E capire che, per esempio, pagare le tasse è un furto, una rapina. Le tasse non sono dovute, sono un bluff, signori. Le tasse sono lo strumento del potere per schiavizzare l'umanità, perché il denaro non vale niente, ce lo possiamo fare noi il denaro, domani stesso. Ma ci sono paesi in Europa che non usano l'euro. C'è l'Inghilterra che, nonostante faccia parte della BCE e ha una percentuale di proprietà sulla banca, non usa l'euro, usa la propria moneta. C'è la Polonia, che è un altro paese della comunità europea, la propria moneta. Si cambia, signori, se andate in Polonia cambiate, e allora facciamocela noi la moneta, se questo è il problema. Non è questo il problema, ma se non riusciamo ad avere una sicurezza, perché questo sistema va avanti così da secoli e da millenni, ce la stampiamo noi, basta delegare. Signori, la politica è un bluff. Ma sapete, allora, i satanisti adorano il dio Saturno o Satana, lui, Saturno e Satana, perché è il pianeta più lontano dal Sole, quindi il più buio. Questa gente fa parte della fratellanza saturniana, si chiama così, fratellanza saturniana. Ci sono dentro tutti, tutti i VIP, tutti i personaggi importanti che hanno il potere, tra virgolette. Bene,
questo simbolo, che in antichità, nel periodo cananita, si chiamava El, Empoli Livorno, è il simbolo della bandiera di Israele. E guardate bene come vi prendono in giro, Signore, perché è palese la cosa, ma noi siamo distratti da 10.000 altre cose. El è la radice di tutte quelle parole che voi utilizziamo pensando di scegliere i nostri rappresentanti. Elezione, eleggere, elite, elettore, è tutta una grande presa in giro, sono tutti d'accordo, 5 Stelle compreso. Mi dispiace per gli attivisti, i quali rispetto, ma di tanti movimenti che pensano di poter cambiare, come dicono loro, dall'interno il sistema, perché sono in buona fede, ma non hanno capito che sono presi in giro. È una grande messa in scena, Signore, e solo svegliandoci da questo oblio possiamo uscire da questo sistema. Nessun partito, nessun movimento può cambiare un sistema che è a prova di cambiamento, perché è gestito da questa gente. Lo capite cos'è la sovranità? È riappropriarsi del proprio valore. La moneta è uno strumento di condizionamento, di schiavitù. La facciamo noi la moneta, la facciamo noi, la stampiamo noi, e questo è il problema. Guardate che siamo noi l'autorità, noi abbiamo dimenticato che l'autorità siamo noi. Noi abbiamo creato tutto questo e noi lo possiamo smontare. È finita l'epoca di delegare i politici, è finita l'epoca di andare da un avvocato. Stiamo istituendo il Tribunale Popolare in Sardegna, il primo in Italia. Guardate che la giuria che ha il maggior valore su questa terra non è quella togata, è quella popolare. 12 sovrani che si riuniscono riconosciuti fanno la Corte Popolare, e noi in Sardegna lo stiamo facendo. È ora di svegliarsi, Signore, perché le corti togate provengono da un indottrinamento di 5 anni e condizionamento di università italiane gestite dalla massoneria, perché le università italiane sono gestite dalla massoneria, e chi viene fuori da una laurea in giurisprudenza nella testa ha soltanto nozionismo giuridico, segatura nozionistica giuridica la chiamo io, e vedono soltanto quello che gli è stato insegnato, come i cavalli col paraocchi. Noi abbiamo bisogno di gente saggia, di saggi, non di gente indottrinata. Noi dobbiamo risvegliare quella che è la capacità dell'individuo, dell'essere umano, dell'uomo. Capite che siamo stati presi in giro? Ci prendono in giro quotidianamente, in tutto e per tutto. Ecco cos'è la sovranità. E io l'ho scoperta quando ho cominciato, fortunatamente, a lavorare di meno. Perché se rimanevo schiavo del sistema, io non ci sarei mica arrivato a capire questo e a fare la mia dichiarazione ufficiale di sovranità e tante altre cose, perché in una serata non si può approfondire tutto. Quindi io il mio intervento lo chiuderei qua, preferirei lasciare, diciamo, a voi eventuali domande, perché l'argomento è vasto, è vastissimo. Vi invito a studiare, basta avvocati, è finita l'epoca degli avvocati. Se perde lavoro un operaio, non vedo perché non lo possa perdere un avvocato o un magistrato. È finita la loro epoca, si deve cambiare questa società. Grazie. Tanto sono sicuro che questa è la domanda che frulla in testa a quasi tutti noi in questo momento. Come ha fatto, quali sono le azioni che ha compiuto materialmente per dichiarare la sua sovranità? Ok, allora, premesso che chi fa la dichiarazione di sovranità se lo sente interiormente, non è un modo per
evadere le tasse o per delinquere, perché chi non ha il coraggio di fare questo non è un sovrano, non ha capito cos'è la sovranità. Io prima di non pagare le tasse, perché io non le pago le tasse da 2 anni, perché io non sono più cittadino italiano, attenzione, il sovrano non ha cittadinanza, perché cittadino vuol dire essere schiavo e pagare le tasse illegittime, perché sono illegittime. Quindi ci si arriva con un risveglio di coscienza. Quando si interiorizza cos'è la sovranità e quando si capisce che siamo presi in giro, allora subentra l'azione che consiste nel dichiarare la propria sovranità, riappropriarsi della propria sovranità. E quindi c'è una serie di documenti comunque che si presentano alle ex istituzioni, perché come vi è stato detto sono pignorate. Non solo sono pignorate, ma sono degli enti di diritto enti di diritto privato. L'Italia è una SPA dal 34 e come l'Italia è una SPA, di conseguenza tutte le altre forme legate, cioè le istituzioni legate allo Stato italiano sono enti di diritto privato, tribunali compresi, guardate che il sovrano non ha mica l'obbligo di presentarsi davanti a un giudice. I tribunali sono enti di diritto privato, non sono organismi della pubblica amministrazione come erroneamente la maggior parte della gente pensa. Non avete obbligo di presentarvi davanti a un giudice per questioni amministrative, come non avete nessun obbligo di pagare le tasse, perché per pagare le tasse ci vuole un contratto. Essendo l'Italia non una repubblica, uno Stato sovrano, non potrebbe essere, perché avrebbe diritto di vita e di morte sui cittadini, e questo non esiste perché la schiavitù è stata cancellata da un pezzo. Ma l'Italia, essendo un'azienda, difatti come tutte le aziende, ogni anno cosa fa? Il bilancio. Perché un'azienda? Fa il bilancio, signori. Perciò le tasse non sono dovute, sono delle proposte di contratto, così come qualunque altro atto, verbali di contravvenzione, tasse, tutto quello che vi arriva dallo Stato italiano sono semplicemente delle proposte di contratto. Se voi le accettate firmando, siete tenuti a rispettare quelle condizioni, ma altrimenti le rigettate semplicemente. Quindi ci sono dei passaggi, chiaramente stasera è impossibile spiegare tutto, però guardate che trovate tutto online, spegnete la televisione, accendete il computer, internet è una grandissima invenzione, trovate tutto. Non so se ho risposto.